Vai. Ben ritrovati dalla sala stampa dello stadio Alfredo Viviani per la consueta conferenza stampa di Mister Colombo. Passo subito la parola al media partner La Nuova TV per la conferenza stampa in vista della gara tra Juve, Stabia e Potenza. Mister, buon pomeriggio, siamo pronti per questa partita con la Juve Stabia. Facciamo proprio un piccolissimo riepilogo di quello che è successo in queste tre giornate, ossia una squadra che ha sempre dimostrato, sempre, qua il discorso dello schiaffo, dimostrato una grande capacità di reazione. Ora contro la Juve Stabia, fuori casa, servirà anche tantissimo carattere e probabilmente anche qualcos'altro, perché di fronte c'è una squadra sì giovanissima, ma che ha cominciato benissimo questo torneo. Sì, un impegno molto complicato, come del resto tutte, no? Sono stucchevole nel dire che le partite sono difficili. Poi ci sono gradi di difficoltà che possono variare. Quello di domani, secondo me, è alto per due motivi. Uno, perché, come hai detto bene tu, noi troviamo una squadra fresca, reattiva, che fa dell'intensità, ma anche con organizzazione, come ormai credo tutte le squadre abbiano, un punto focale, ma soprattutto anche un ambiente, quello di Castellammare, che possiamo paragonarlo al Viviani, no? Che dà una spinta in più ai giocatori, quindi ai propri beniamini. E qui ci vorrà il miglior Potenza, anzi una versione ancora migliore del Potenza di quella vista finora, per uscire con un risultato positivo, perché poi si ricerca la continuità, ma credo che la continuità derivi da una maturità di consapevolezza di quello che possiamo essere, ma di quello che dobbiamo fare per poter essere, perché se vogliamo essere protagonisti, queste sono battaglie che si devono provare a vincere a livello di mentalità. Poi io non so quale sarà il risultato, ma mi interessa che la mia squadra sappia che ci sono delle difficoltà e se non è preparata dal punto di vista psicologico a queste difficoltà può trovare delle grandissime sofferenze, e allora deve veramente essere pronta a livello di mentalità, a livello di organizzazione tattica, a livello di coraggio, come dico sempre, perché ci vorrà anche questo aspetto in un ambiente e in una partita dove l'intensità la farà da padrona, finché poi i ritmi magari inevitabilmente potrebbero scemare nella seconda parte della partita. Ciao mister, buonasera. Ieri ho partecipato a una trasmissione di Castellammare. È emerso un quadro decisamente interessante sulla considerazione che gli avversari hanno del Potenza. Secondo te quanto può essere importante fare un altro risultato positivo su un campo così difficile per aumentare innanzitutto l'autostima del gruppo, ma soprattutto per lanciare un segnale, perché fino ad oggi credo nessuno parla del Potenza, ma si parla sempre di Benevento, Catania, Avellino, Crotone, però della reale forza del Potenza probabilmente gli avversari non se ne sono resi conto. È arrivato già il momento di farsi rendere conto di quanto valiamo? Ma io credo che sia molto più importante fare una grande prestazione per noi stessi, perché siamo i primi noi stessi a dover acquisire questa consapevolezza. Quindi io credo che sia fondamentale fare un risultato positivo sia in termini di classifica, perché è inevitabile che anche quando poi non riesce a entrare in risultato pieno, muovere la classifica, un punto, e parto da una premessa, parlo di punto ma non significa che noi si giochi per il punto, ma alla lunga anche un punto in determinate condizioni alla fine può risultare fondamentale in un verso o nell'altro. Quindi io credo che continuità, migliorare la prestazione, crei in questo gruppo e in tutti i gruppi maggior fiducia, ed è quella che noi stiamo ricercando. Quindi soprattutto in un ambiente caldo come quello che sarà domani, uscire con una grande prestazione e di riflesso con una stima aumentata possa significare dare un messaggio prima di tutto a noi stessi, e poi se sarà anche il caso di darlo agli altri, ben venga, ma diciamo che la prima cosa e la cosa che ci interessa di più è credere in noi stessi, che è il messaggio che stiamo cercando di staff e dirigenza di far passare alla squadra,
e la squadra deve anche mentalizzarsi nella maniera giusta se vuole fare un campionato importante, perché non può avere alti e bassi una squadra che mira a qualcosa di migliore rispetto agli anni precedenti. Qui ci vuole una mentalità da squadra che sa che per raggiungere certi livelli serve arrivare preparati ad ogni gara, in special modo in campi caldi come quelli di Castellammare. Buonasera mister, più che due domande, due curiosità. La prima, questa contro la Juve Stabia per Potenza in genere non è una partita come tutte le altre, c'è anche diciamo una forte rivalità che viene da tanti anni, insomma. Volevo sapere se questa cosa la sa, se l'ha influenzata nel preparare la partita in qualche modo. E la seconda, alla luce di tutta una serie di impegni ravvicinati che ci saranno in questi giorni, una considerazione tattica, se ha pensato a una formazione che in qualche occasione potrà fare a meno di Caturano titolare, una mia curiosità. Allora, partendo dalla prima, quindi la rivalità, la sapevo perché magari inavvertitamente avevo chiesto durante il periodo di preparazione magari di trovare avversari nei paraggi o più vicino possibile di una certa levatura per incrementare il livello di difficoltà. E facendo il nome della Juve Stabia mi era stato appunto risposto che c'era una rivalità e quindi probabilmente l'ordine pubblico avrebbe impedito la disputa di un amichevole. Però non ho cercato di puntare il dito o comunque di focalizzarmi su stimoli di questa natura per preparare la squadra, perché io credo che una squadra deve essere consapevole del livello di difficoltà e della qualità degli avversari, perché vanno rispettati. Poi, come si dice sempre, non significa che poi tu non devi mettere tutte le tue qualità o che siano superiori, sarà il campo a dimostrarlo. Però credo che noi dobbiamo creare le motivazioni anche sotto questo aspetto, ma soprattutto su altri profili, cioè sul fatto di crescita, di mentalità di una squadra che deve diventare una buona squadra per poi diventare una grande squadra e squadra che va ogni partita per cercare di trovare una definitiva identità e una definitiva mentalità. Io credo che siano queste. Sulla seconda domanda, tutto è possibile. Oggi c'è su Caturano che può essere a volte messo in a riposo, ma credo che in una circostanza come questa sia ancora prematuro, cioè nel senso che abbiamo avuto anche la fortuna questa partita dove abbiamo avuto un giorno in più di riposo rispetto a quello che potrebbe essere poi il match con la Casertana, quindi credo che i giocatori abbiano completamente recuperato. Poi è inevitabile che ci si pensi al trittico che abbiamo o stiamo intraprendendo e magari qualche variazione posso pensare di apportarla, ma non credo di apportare grandi stravolgimenti ad una gara appunto che ci ha dato con quella precedente un buon margine di recupero tra una e l'altra. Mister, buonasera, Federico Pellegrino, Potenza Rosso Blu, Gazzetta dello Sport. Mi gioco il jolly sull'argomento formazione. Domenica abbiamo visto Schiattarella dal primo minuto. Può essere la prima dal primo minuto di Asensio o ancora è presto? E come sta? Ne approfitto. Allora, grazie. Asensio ha un problema ad un ginocchio, un'infiammazione che stiamo cercando di curarla e di lavorare in un determinato modo perché lui possa comunque essere sempre convocabile. Sta lavorando con più continuità con la squadra rispetto alle settimane precedenti. È inevitabile che in questo momento hanno magari un po' più di brillantezza, mettiamola così, o comunque dal punto di vista fisico siano un po' più pronti altri compagni, ma questo non significa che non possa essere della partita, anzi piano piano ci darà il contributo che ci si aspetta da un giocatore delle sue qualità, quindi magari domani può essere prematuro, ma a lungo andare sarà un giocatore che diventerà fondamentale. Buonasera mister, allora io mi aspetto a livello tattico sicuramente la cosa che mi ha più impressionato nella partita
esterna di Latina, cioè la mentalità della squadra che va a giocare, indipendentemente dal fatto che giochi davanti al proprio pubblico e in campo esterno, con la mentalità di andare a giocare per i tre punti. Voglio capire, la squadra ha recepito e fino a che punto ha recepito questa mentalità, nel senso che ancora deve crescere, ancora non è proprio convinta di questa situazione, oppure le sue, diciamo, i suoi ordini, tra virgolette, sono stati già metabolizzati bene, quindi noi vedremo un Potenza sempre di partita in partita che migliora sotto l'aspetto non solo dal punto di vista tattico in campo, ma anche dal punto di vista psicologico. Ma io credo che sarebbe troppo facile se io ordinassi una cosa e riuscisse subito, cioè sarebbe veramente una cosa spettacolare, però credo che ci sia un percorso da fare, nel senso che è una squadra che prova a seguirmi. Io credo che non posso lamentarmi del fatto che la squadra abbia la volontà di perseguire ciò che gli richiedo, poi non sempre può essere pronta a mettere in pratica in toto quello che gli si chiede. È un percorso, ci saranno alti e bassi, si spera meno bassi possibili, ma soprattutto mi auguro che sia un percorso sempre di crescita, magari anche leggera, ma di partita in partita sempre in crescita. Poi credo che nell'arco di un campionato sia anche fisiologico sbagliare 3-4 partite, non lo so, speriamo il meno possibile, però è un aspetto fisiologico che capiterà a tutte le squadre. La bravura sarà quella di ridurre questo numero di partite. Ora io credo che non dobbiamo correre il rischio di rilassarci quando facciamo una cosa bene, pensare che poi quella successiva venga fatta in modo automatico. Anzi, più tu fai bene e più fai parlare, e probabilmente dall'altra parte ci sarà un giocatore, una squadra, un avversario che avrà degli stimoli maggiori perché affronta una buona squadra. Questo capita anche noi quando magari troveremo le squadre le blasonate o una squadra che ti può mettere in difficoltà come la Juve Stabia. Quindi quando si alza il livello degli stimoli degli avversari, tu devi essere pronto a delle grandi prestazioni, perché altrimenti se tu pensi di basarti su quello che hai fatto e non ci metti un qualcosa di più, probabilmente è lì che inizia la fine di una squadra. Quindi noi dobbiamo renderci conto che come alziamo il livello le aspettative si alzano e gli stimoli degli avversari si alzano, e quindi significa che di gradino, di volta in volta, anche noi dobbiamo alzare l'asticella, la qualità, la mentalità per poter reggere il confronto con l'avversario. Salve mister, Francesco Manonna, Raggi da Potenza. La Juve Stabia ha segnato 4 gol nelle 3 giornate e ne ha subito 1. Come giudica questo aspetto? E poi le Vespe hanno giocato lunedì, i Leoni domenica. Come pensa di sfruttare anche l'aspetto fisico in questa partita, l'aspetto atletico? Sì, allora, io credo che ci siano numeri che ancora oggi non sempre siano realistici, nel senso che ci può essere un fattore ancora casuale visto che sono numeri relativi, però come non sono sempre veri, a volte dicono un pezzo di verità, e quindi sicuramente è una squadra, quella delle Vespe, che significa che subisce poco, perché evidentemente dal punto di vista difensivo, pur non abbassandosi, non partendo con l'idea, col concetto di fare fase difensiva, mi sembra una squadra molto abituata ad aggredire in avanti. È una squadra che ti viene a pressare, che ti viene a togliere le fonti dal gioco, che ti indirizza sul lato per poi riconquistare palla e poi contrattaccare. Ha giocatori importanti, perché Candellone, Piscopo sono giocatori che possono incidere sul match, ma ripeto, noi dobbiamo avere la consapevolezza che alle qualità e alla forza degli avversari abbiamo le doti per rispondere in altrettanto modo. Quindi se noi poi andiamo ad analizzare i nostri numeri, parlano di 5 gol fatti, se non sbaglio, e 4 subiti. E questo, se andiamo a scandagliare, 2 sembrano subiti su palla inattiva,
In realtà è vero, ma una per una distrazione, quindi il primo con il Brindisi è nato da una distrazione, questo non significa che poi non ci si debba lavorare sulle le palle native, però non creiamo, non deve diventare un punto di timore quando ci sarà una palla inattiva, ma va prestata attenzione sapendo che è un momento della partita pro e contro in cui le partite, i numeri dicono questo, vengono decise molto spesso quando c'è grande equilibrio da una palla da fermo, e quindi su quelle fasi va dedicata grandissima attenzione, perché poi molto fa l'aspetto attentivo di ogni giocatore, quindi su quello è un punto su cui battere. Mister, domenica scorsa abbiamo visto degli sprazzi di Schiattarella, probabilmente abbiamo visto soltanto un pizzico di quello che può dare, però sembra già di non poterne fare a meno, almeno per noi che l'abbiamo visto dal di fuori. La domanda è semplicemente se ha già la possibilità di giocare due partite in quattro giorni, o se per averlo a pieno bisognerà un attimo dosarlo in vista anche dei tanti appuntamenti che ci sono in vista. Sì, credo che sia un giocatore che abbia dimostrato tutte le doti di cui insomma il suo bagaglio negli anni trascorsi ha dimostrato di avere. È un giocatore che deve sicuramente migliorare nell'aspetto condizionale, ma credo che sia anche giusto dargli la continuità, perché probabilmente attraverso la gara che poi riesce a trovare ciò che gli manca, perché lui ha lavorato molto individualmente, fisicamente, ma poi la partita è un'altra cosa. E quindi laddove lui, siccome io credo che sia a livello intellettivo un giocatore con elevata capacità di rapportarsi e di conoscenza propria del proprio fisico, sarà lui e mi appoggerò a giocatori così e mi dovrà dire se ha recuperato pienamente, e se lo avrà fatto sicuramente scenderà in campo, perché è un giocatore insieme a Caturano, insieme a Sbraga, insieme mi viene in mente Sassà Monaco, che quando ci saranno, oltre all'aspetto tecnico, io credo che daranno tanto sotto l'aspetto della personalità, della capacità di leadership, e quindi mi affido a giocatori del genere, perché sono veramente un valore aggiunto per un allenatore. Magari dopo questa partita, dove magari il tempo fra la partita della Juve Stabia e la Casertana sarà ridotto, lì dovremo fare delle valutazioni, ma come ho detto l'altra volta, di partita in partita vediamo che tipo di partita poi possa nascere domani sera, magari una partita di transizione, magari una partita di sofferenza, magari una partita dove riusciamo ad avere la gestione della palla e quindi magari riusciamo a prevalere sull'avversario e non dover fare transizioni, e quello influirà poi sulla spesa energetica di ogni giocatore. Credo che però domani sia una partita dal punto di vista fisico molto intenso, perché è una squadra di grande aggressività, di capacità di venirti ad aggredire, ma noi abbiamo la volontà di trovare i punti deboli di una squadra che comunque ha ben fatto nelle prime tre partite. Quindi sarà difficile. Mister, io ho una curiosità, volevo sapere le condizioni di Pisapia, perché domenica l'abbiamo visto ai convocati, pensavo che andasse in panchina, invece non è andato. Quali sono le condizioni? È recuperato dopo il lungo infortunio muscolare? Non è ancora completamente recuperato, avrà bisogno ancora di qualche settimana, quindi anche lì, siccome è un ragazzo soggetto a infortuni, purtroppo la sua storia dice che arriva da situazioni simili, noi dobbiamo andare veramente con i piedi di piombo, proprio perché non possiamo permetterci di accelerare i tempi. Abbiamo la fortuna di avere una rosa profonda e quindi sostanzialmente di poter far sì che ognuno si prenda il proprio tempo senza poi lucrare su questo tempo, ma il tempo necessario glielo concediamo a un ragazzo, e soprattutto se è appunto un pregresso di un certo tipo gli si può dare qualche giorno in più per un recupero più completo,
ma è un giocatore che quando in ritiro l'ho visto, se dovesse mai stare bene, credo che sarà un'altra risorsa importante, perché è un giocatore di grande aggressività, di, nonostante la struttura, darà veramente un impulso di aggressività, di intensità alla squadra notevole. E invece poi Porcino, anche lui purtroppo soffre di alcune, anche qui, un'infiammazione particolare, sembra che sia sempre un problema di natura muscolare, in realtà poi i controlli che si vengono fatti escludono tutto, quindi è recuperato ma non in perfette condizioni. Però l'altro giorno per esempio è stato convocato, o meglio non ne abbiamo parlato in conferenza stampa, si è fermato nella rifinitura. Si pensava che ci fosse il giorno dopo, invece non ce l'ha fatta. Oggi sembra recuperato, quindi è un ragazzo che ci, anche qui potrà venire in panchina domani, e vediamo poi la condizione al momento, se dovrò scegliere lui per mi darà delle risposte in tal senso. E dalla sala stampa del Viviani è tutto, ringraziamo Mister Colombo, i colleghi presenti, coloro che ci hanno seguito da casa sul Media Partner La Nuova TV. Grazie a voi.